È un prodotto molto particolare, c'è chi ne va matto e c'è chi invece che è un profumo deciso, o piace o non piace. Con il suo gusto deciso, il calcione non ammette mezze misure. Di certo c'è che questa antica ricetta, rispolverata dalla biblioteca di Serra San Quirico, ha conquistato una notorietà ben oltre i confini del suo territorio. Nato come prelibatezza, servita nelle tavole delle famiglie abbienti di Serra San Quirico, ha conosciuto ampia diffusione sotto lo Stato Pontificio, quando è diventato alimento simbolo del periodo pasquale. A raccontare la storia di questa campanella dolce salata è Luciano Mattiacci, alla cui famiglia si deve la riscoperta della ricetta serrana ben 56 anni fa. Sotto lo Stato Pontificio si faceva questi calcioni, ma ogni località, ogni zona aveva la sua ricetta. Chi lo fa con il pecorino, chi lo fa con la ricotta, nel fermano si chiama i fiaoni, nel pescarese i cacioni. Tante varianti dunque e diversi modi di chiamarlo. Il calcione di Serra San Quirico in origine era il cagione, proprio in riferimento al cacio a cui deve la sua particolarità. Il segreto del calcione di Serra San Quirico qual è che lo contraddistingue rispetto a tutte le altre varianti? È la qualità del formaggio, bisogna essere sinceri. È un formaggio veramente pecorino, veramente stagionato al punto giusto, quei 5, 6 mesi, non di più. Non deve essere né molto duro e né molto fresco, perché il vero pecorino fa il calcione, se distacca, se non prende, e poi deve essere un limone non trattato, e zucchero, uova e la pasta fuori, pasta frolla. Il calcione, il vero calcione lo distingue dal ciuffetto. Il calcione deve essere, se vede il calcione un po' che fa il buco in mezzo, roba, significa che è o caciotta, non è di qualità. Di generazione in generazione si arriva alla quarta ed oggi l'antica ricetta è custodita e realizzata dalle sapienti mani di Lucilla. La lavorazione del calcione è strettamente artigianale, si parte dall'impasto che si forma a mano, queste sfere, palline circolari, vanno racchiuse in una sfoglia, semplicemente una frolla con un po' di limone. Eccolo qua, appoggiamo le palline sopra questa sfoglia, chiudiamo come un classico raviolo. Poi, semplicemente, essendo ricoperto con il formaggio, cosa succede? Che con la cottura il formaggio scioglie, perché c'è dentro lo zucchero, quindi in fermentazione formaggio e zucchero collassano e quindi sciolgono. Allora, con una semplicissima forchetta, si stringe l'estremità, facendo una leggerissima pressione. Ma qui a Serra San Quirico, nel periodo pasquale, il calcione è realizzato anche nelle cucine casalinghe, proprio come si faceva un tempo. A testimoniare il legame tra la cittadina dell'Alta Vallesina e il calcione anche la sagra, che prima del Covid si svolgeva tra aprile e maggio. Tramandato di qui da generazioni in generazioni, da famiglia a famiglia, ognuno ha la sua ricetta. A Serra San Quirico è tradizione a Pasqua che le vecchie massaie fanno i calcioni in famiglia e poi mi chiamano e mi dicono: guarda, ma secondo te com'è venuto? Venuto bene? Dico: ma io che sono la più piccola, cioè è io che devo chiedere consigli a voi, non voi che chiedete consigli a me. È una bellissima gioia. Dunque, per chi volesse cimentarsi anche a casa con la realizzazione dei calcioni, ecco la ricetta. L'unica cosa è, come dicevamo noi, è la scelta del formaggio. Il formaggio deve avere una stagionatura giusta che va dai 18 ai 24 mesi. Pecorino 100%, altrimenti poi lo vede che quando è in cottura cambia il colore, perché il pecorino rimane molto più colorato. Quindi pecorino stagionato grattugiato. Un chilo di formaggio di pecorino stagionato, mezzo chilo di buccia di limoni, però ovviamente mezzo chilo di limoni, poi dopo la buccia certo è sempre di meno, mezzo chilo di zucchero, 8 uova. Questo è per l'impasto, il primo impasto, cioè questo. 12 ore di fermentazione, quindi la sera prima per farli, io li ho impastati ieri sera per farli questa mattina. Dopodiché si passa alla sfoglia che li racchiude, quindi abbiamo sempre 8 uova, perché se un chilo di formaggio è 8 uova, per la pasta richiedono 8 uova per la chiusura. Ok? Quindi 8 uova, un etto di zucchero, un etto io uso strutto puro suino. Perché? Perché all'epoca i grassi erano solo animali, quindi strutto, zucchero, uova e un limone grattugiato, sempre per dare il sapore del limone che non contrasta con l'impasto dentro. Semplicissima.
Lo strutto a cosa serve? A fare elastica, la pasta. Perché se lei mi fa una frolla con il burro straccia. Mentre lo strutto nella lavorazione è più elastico. Poi chi è intollerante, chi ha problemi di grassi animali, allora si sostituisce all'olio extravergine di oliva. Solo che io faccio con lo strutto mantenuto la ricetta tradizionale, nel senso che è più croccante. Quindi dentro è scioglievolezza, sofficità, sapore morbido e fuori la croccantezza della sfoglia. Adesso stiamo coprendo la pasta con l'uovo, quindi diamo questo effetto di uovo intorno alla pasta in modo che in cottura risulta dorato, lucido e bello all'occhio, risalta all'occhio. Quindi si passa l'uovo con il pennello intorno per coprire bene tutta la pasta. Prima di infornare a 200 gradi per 45 minuti, non dimenticate il taglio a croce.